Aggiornata l'ordinanza sindacale a Vallo della Lucania sulla movida, l'ente amministrato dal sindaco Antonio Sansone ha deciso infatti di rivedere la disciplina regolante gli intrattenimenti musicali all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi, dopo il positivo effetto pedagogico sortito dalle disposizioni contenute nella precedente ordinanza del 22 marzo scorso. Le due ordinanze, sia la prima che la seconda, sono il frutto di una costante collaborazione con i titolari dei locali adibiti alla somministrazione di cibo e bevande, al fine di trovare una soluzione in grado di garantire, da un lato, lo svago e il divertimento, e da un altro, il decoro e la quiete della comunità, evitando episodi spiacevoli come quelli verificatisi nei mesi scorsi. Gli stessi commercianti hanno garantito la nascita di un vero e proprio coordinamento tra di loro, finalizzato alla pianificazione ordinata degli intrattenimenti musicali e una sempre maggiore collaborazione con l'amministrazione per prevenire ed eventualmente condividere misure repressive degli effetti distorsivi della movida. La nuova ordinanza ha valenza fino al 31 maggio e prevede: da mezzanotte e mezza fino all'orario massimo di apertura, il consumo delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non alcoliche sarà consentito solo con somministrazione e consumo sul posto. Dalle ore 20 invece fino a mezzanotte 29 la vendita con somministrazione da sporto di bevande alcoliche non è consentito soltanto in contenitori monouso. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici per l'intera settimana è consentita solo fino all'1:30 di notte. In materia di apertura e chiusura resta sempre la tolleranza di mezz'ora per consentire le attività di pulizia degli spazi antistanti e interni dei pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti. Per quanto riguarda l'intrattenimento musicale, resta sempre in vigore l'ordinanza sindacale varata il 22 giugno del 2017. In materia di spettacoli e musica, invece, resta in vigore l'ordinanza sindacale numero 19 del 22 giugno. Gli stessi titolari, del resto, in un incontro avuto con l'amministrazione comunale, hanno ribadito la massima collaborazione tra loro al fine di evitare spiacevoli situazioni, coordinandosi anche nell'organizzazione delle serate.